Siamo alla terza settimana di giugno. Ieri ho dato l'ultima dose di concime a quella lì, che è quella che ho trattato con Solabiolo. Questa non c'è nulla. Entrambe non le ho trattate contro la peronospora, non ho messo nessun trattamento sulle foglie. Infatti, cominciano a essere colpite quelle, soprattutto quelle in basso. Adesso comincerò a toglierle. Possiamo tirare le somme. L'apparato fogliare è più sviluppato su quello che ha il solabiolo e anche il numero di fiori è superiore. Entrambe hanno dei frutti. Per curiosità, i frutti più maturi li vediamo lì dove non ho fatto nessun trattamento, nessun concime. Ne abbiamo due rossi lì, mentre di qua ancora siamo un po' indietro. Mi avvicino così ve le faccio vedere. Ecco, questa è la pianta che non ha beneficiato di nessun tipo di concime. È alta circa 1,5 m. Questi sono i frutti. Queste sono le prime foglie attaccate alla peronospora. Eccola qui. D'altronde ha preso acqua, ha preso pioggia, insomma. Come numero di frutti abbiamo un palco qui, due, e questo con una pochissima allegagione. Quindi abbiamo un altro con quattro frutti piccolini. Questo invece è quello trattato con Solabio. Abbiamo anche qui un paio di frutti, leggermente più piccoli degli altri, quelli maturi, dico. Un altro grosso palco qui, sono tre, un altro qui, e abbiamo ancora qualche fiore qui e qua sopra abbiamo un altro piccolo palco. Lui continua a crescere, la pianta rispetto all'altra continua a essere più alta di circa 30-40 cm. Anche dal punto di vista della vegetazione è più bella, è più rigogliosa. Possiamo tirare le prime somme dicendo che sicuramente il concime Solabiolo, rispetto a non mettere nulla, dà un boost non indifferente alla pianta. Guardate, lo vedete anche voi. Ieri gli ho dato la terza dose, quindi deve ancora fare effetto. Probabilmente vedremo ancora qualche effetto positivo fra un paio di settimane, però nel frattempo chiudo qui il video perché sennò poi è lungo. Io ve l'avevo detto all'inizio che arrivavo fino alla maturazione dei primi frutti, così è stato. Le abbiamo portate avanti, quindi mi sento di consigliare questo concime se non avete mai usato nulla e se non volete usare altro, è un buon concime, soprattutto se volete fare le piante in vaso, vedo che serve molto. In vaso abbiamo poca terra, c'è poco da dire, quindi ogni tanto vanno concimate. La coltivazione in vaso richiede una concime precisa e quindi il Solabiol, secondo me, è una buona alternativa ad altri concimi. Costa un po' di più, ve l'ho detto, però i risultati sono buoni. Qua mi interessava soltanto farvi vedere, se non avete mai utilizzato niente, ecco, magari con il Solabiol avete dei risultati migliori. Vi ricordo che questo non è stato un video sponsorizzato, l'ho acquistato, tenevo a dirvelo e bisogna essere chiari. Ovviamente non sarebbe un test completo per quello che può essere senza strumentazione se non controllassimo la grandezza delle radici. Allora, sulla confezione Solabiolo c'è scritto che le radici sono più grandi sino al 42% in più rispetto al non utilizzo. Parlano del test effettuato sulle insalate. Ora, non mi aspetto di vedere un 42% in più a occhio tra una pianta e l'altra, concimata e non concimata, ma mi aspetto di vedere magari qualche cosa in più in termini di apparato radicale. Questa è la pianta senza nulla. Adesso togliamo il suo pane di terra, cercherò di non farla morire, di non rovinarla, quindi farò una cosa abbastanza veloce. La smonto, se così mi passate il termine, su questo tavolo qui, vediamo un attimino com'è messa. Faccio la stessa cosa nell'altra, le guardiamo velocemente e poi le rinvaso. Allora, cominciamo a vedere sotto. Questo è l'apparato radicale della pianta non concimata qui sotto. Abbiamo parecchie formiche, quelle purtroppo ci sono, e ce le dobbiamo tenere. Sui lati non abbiamo un granché di radici. Farla morire, questa è la sua situazione. Ora velocemente farò l'altra, questa la metto via. Questa è la pianta di pomodoro concimata col Solabiol. Questa è come la vediamo sotto, c'è qualche radice più, in effetti.
a occhio, formiche anche qui, anche i lati qua è come quella. Non c'è una grossa differenza per quanto riguarda l'apparato radicale ai bordi, qualcosa in più sotto c'era, sì, quello è vero. Arriviamo al cuore. E più o meno siamo lì, dai. Siamo lì. Non c'è tutta questa differenza. Le reinvaso subito, se no muoiono, poverine, mi dispiace perché sono ancora belle. Ci tenevo a fare quest'ultimo test, giusto per vedere se c'era tutta questa differenza, un 40% circa. Non c'è, a mio avviso qui non c'è. Però abbiamo visto che è leggermente più bella, e soprattutto è più alta, quella trattata con Sola Viol. Perfetto, adesso le bagno abbondantemente. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi, abbiamo chiuso questa seconda parte di video e sono contento dei risultati. Col senno di poi avrei potuto fare un trattamento col tris di prodotti che utilizzo io, caolino, bentonite e tannino di castagno per la peronospora. Non è detto che non lo faccia, ma magari lo farò poi a telecamere spente. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.